Incontriamo qua dietro al parco Nikolaj Kramov, militante del Partito Radicale che viene da Mosca, e anche a lui chiediamo ovviamente un ricordo e come mai è stato in qualche modo arruolato in questa grande armata radicale. Sì, proprio ho conosciuto Marco nel gennaio 1990 e da quel tempo lavoravo sempre con lui al Partito Radicale, con Radicali, e proprio posso dire che c'erano due persone nella mia vita che mi hanno formato così come io sono, è mio padre e poi è Marco. E non lo so, forse Marco è più importante in questo senso, perché tutto che ce l'ho nella mia vita, tutti i miei come si dice, impostazioni politici, politico-morali ed altri, sono formati con Radicali da 30 anni, quasi da 30 anni. Il tuo primo, diciamo, contatto con Marco Pannella? Il mio primo contatto sarà nel lobby del Hotel Ergife, storico Hotel Ergife, al congresso del Partito Radicale nel 1 gennaio del 1990, quando ho arrivato da Mosca per partecipare come un primo dei radicali russi, radicali del Partito Transnazionale Radicale in Russia. E quindi era la prima volta, e poi non ho ricordo quante volte ci siamo visti, mille volte, non so, era tutta la mia vita con il partito. Sfortunatamente già da 10 anni non faccio la parte attiva del partito, anche perché il progetto transnazionale non funziona oggi così come funzionava all'epoca, ma cerco di iscrivermi ogni anno al Partito Radicale, e sapendo altro ieri della morte di Marco, non ho potuto fare niente altro come andare qui per salutare lui all'ultima volta. Quindi importava molto, molto per me, anche personalmente. Grazie, Nikolaj.